Tenete conto che la UILA è un sindacato che è nato 25 anni fa con la fusione di due settori, quello agricolo e quello dell'industria alimentare. Dopodiché all'interno di questo sindacato importante, tra i più importanti all'interno anche della nostra confederazione, anche a livello nazionale, sono nati anche tre sindacati di settore, la UILA Pesca, che appunto si occupa di pesca, la UIMEC, lavoratori autonomi, e poi anche il FILBI, che segue i consorzi di bonifica. Uno speciale Polifemo dedicato ai 25 anni della UILA, il comparto della UIL che si occupa di agricoltura. Una location significativa, l'ex mercato comunale di Castellaneta, laddove si vendevano i prodotti agricoli, ora riattato a struttura culturale. Un evento vissuto questo compleanno, chiamiamolo così, con stile, con sobrietà, ma anche con problematicità, considerando le problematiche del settore e le nuove sfide da affrontare. Ho al mio fianco il segretario provinciale di Taranto della UILA, Antonio Trenta. Beh, è nella sua terra natia. Le emozioni di un cammino lungo 25 anni, legato alle nostre radici, come recita il motto, l'espressione, il titolo di questa festa, chiamiamola così, la terra è vita, ancorati alle nostre origini, alle nostre radici agricole innanzitutto. Sì, ci tenevamo a festeggiare questo anniversario in un modo anche un po' diverso rispetto al solito. La UILA nasce nel 1994 con la fusione di due settori, quello agricolo con l'industria alimentare. Dopodiché sono nati anche dei sindacati di settore all'interno della UILA, che sono il FILBI, la UILA Pesca e la UIMEC, che tutela i piccoli agricoltori. Dunque noi questa sera abbiamo dato anche un riconoscimento mettendo al centro dell'attenzione le maestranze, cioè tutti quei lavoratori che tutti i giorni si recano sui campi a lavorare e a raccogliere quei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole. Dunque noi abbiamo voluto dare questo riconoscimento come simbolo di un passaggio di testimone tra i nuovi giovani che si approcciano a questo settore e invece quelli meno giovani che sono... È stata proprio la premiazione del più giovane e del più anziano, un passaggio di testimone. Perfetto, proprio questo abbiamo voluto fare, questo passaggio di testimone significativo che sta a dimostrare che in questo settore purtroppo ci sono molto spesso dei diritti negati. Abbiamo parlato anche di questo, abbiamo anche parlato del fatto che in questo settore in alcune fasi lavorative la presenza della donna raggiunge anche l'85%, dunque quando si fa qualcosa per tutelare il lavoro agricolo significa anche tutelare le donne. Noi abbiamo voluto in questa serata appunto dare questi riconoscimenti proprio per testimoniare la nostra attenzione sul territorio in un settore che deve essere strategico per la nostra economia. Oggi stiamo vivendo una crisi industriale a Taranto che non ha precedenti. Forse è il momento proprio giusto per capire che ci sono altri settori che andrebbero ancora valorizzati. La diversificazione, l'alternativa alla monocultura dell'acciaio, diciamo, le ricchezze ce le abbiamo in casa. Assolutamente sì, noi abbiamo dei prodotti che sono straordinari e abbiamo delle maestranze che sono professionalmente molto preparate, dunque è un valore aggiunto. Abbiamo stimolato anche le istituzioni a fare qualcosa, ad attenzionare ancora di più questo settore agricolo, ad aiutare anche le aziende agricole che sono in difficoltà, perché molto spesso ad esempio il prezzo del prodotto è così basso che non conviene neanche raccoglierlo, dunque bisogna mettere in mano all'interno della filiera agroalimentare. Ecco, noi come sindacato vogliamo essere da stimolo alle istituzioni affinché possano fare qualcosa per investire su questo settore. Stasera è una festa, 25 anni, si premiano il più anziano, il più giovane, la categoria fa benissimo a
mantenere vivo questo rapporto tra anziani e giovani, ma credo che stasera si festeggia anche qualcos'altro. Non so se lo farete dopo, lo farete all'atere, però siccome l'uccellino mi ha suggerito che oggi è il compleanno di qualcuno, no? No, veramente, forse Facebook ha detto, io cioè, non so. Diciamo che questa no, cosa. Secondo me è Facebook. Io l'ho saputa, quindi vorrei che faceste un applauso per chi oggi compie gli anni. Franco Busto, segretario regionale della UIL, la UILA espressione della tutela sindacale della UIL in ambito di agricoltura. Taranto, una realtà che c'ha l'ILVA, ma c'ha innanzitutto una naturale vocazione agricola. I prodotti del territorio ionico non sono inferiori ad altri di altri territori italiani. La necessità di certamente difendere i nostri prodotti, ma difendere anche i lavoratori del comparto. Come UIL e come UILA siamo fortemente impegnati in questo territorio, non solo, ma in tutto il comparto. L'organizzazione della UILA è una delle prime organizzazioni in terra di Puglia, ma anche in Italia. Quindi evidentemente se c'è fiducia da parte dei lavoratori significa che qualcosa di buono lo facciamo. Per quanto riguarda la difesa dei prodotti, la difesa dei lavoratori avviene attraverso i contratti, la contrattazione, attraverso l'organizzazione sindacale. Per quanto riguarda i prodotti forse ci vorrebbe qualcosa in più. È impossibile vedere certi prezzi sui mercati, è impossibile continuare a vedere prodotti importati di cui non si conosce l'origine, ci vorrebbe maggiore tracciabilità e soprattutto avremmo bisogno di pensare più alla qualità del prodotto che alla quantità del prodotto. E poi in agricoltura c'è un'altra grande piaga che si chiama caporalato, contro cui noi ci stiamo e abbiamo già fatto diverse azioni, in alcune anche riuscite, siamo riusciti anche ad avere delle leggi, che però il problema è che se insieme istituzioni, sindacato, politica non fanno qualcosa diventa complicato. Perché siamo qui stasera? Innanzitutto è grazie a Maria Teresa, perché qualche tempo fa mi ha detto: sai Lucia, ho un'idea, perché non festeggiamo a Castellaneta i 25 anni della UILA? Lucia Trenta, responsabile UILA Castellaneta, nel suo intervento, innanzitutto ho notato la sua emozione, sì, forte, e ha evidenziato alcune criticità che riguardano il comparto, ha fatto riferimento alle donne, alle braccianti, allo sfruttamento, ha fatto riferimento ai pensionati, che chi va in pensione, il bracciante agricolo, dopo 40 anni, oltre 40 anni di lavoro, si ritrova la misera somma di 700 e qualcosa in più, un altro mondo purtroppo. È un altro mondo, sì, ed è un mondo particolarmente debole e vulnerabile. Perché proprio come ho detto nel mio intervento, il bracciante agricolo è un lavoratore precario per tutta la vita lavorativa, per cui questo significa che ogni giorno ha l'incertezza se produrrà o non produrrà reddito. Non solo, le donne, che in particolar modo lavorano i campi, sono costrette a turni e orari massacranti, devono anche badare, pensare alle loro famiglie, e dunque poi si ritrovano ad avere un salario troppo basso rispetto alle ore di lavoro veramente svolte. Credo che questo sia veramente proprio ingiusto. Poi vogliamo pensare al discorso pensionistico, non si può equiparare il lavoratore agricolo, la lavoratrice agricola ad altri lavori. Ci sono lavori usuranti in campagna. Ci sono state delle aperture negli ultimi tempi, però secondo me aperture troppo minime, cioè va ancora strutturata il discorso pensionistico, va strutturato e va reso definitivo,
migliorando parecchio l'aspetto previdenziale. Buonasera a tutti, grazie Maria Teresa, ma grazie a tutta la UIL, perché come dicevo prima sicuramente di queste iniziative ce ne vorrebbero di più. L'avvocato Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta e presidente della provincia di Taranto. Certamente l'emozione di parlare della nostra terra, delle nostre origini in casa sua a Castellaneta, in una struttura che era l'antico mercato comunale riattato. Come dire, c'è un continuum, c'è un minimo comune denominatore che riguarda i nostri prodotti anche in questa sede, che riguardano appunto le radici agricole del nostro territorio. Assolutamente sì, devo dire che sono emozionato stasera, perché in un posto dove praticamente venivo da bambino, questo era il vecchio mercato ortofrutticolo del paese, di Castellaneta, chiuso poi per forse una ventina d'anni e che oggi è stato riconsegnato alla città con un'altra destinazione, sì, un contenitore culturale importante, che però vede un ritorno alle origini proprio con l'iniziativa di questa sera, voluta dalla UIL, quindi il plauso e il ringraziamento va alla UIL che per festeggiare i 25 anni della UIL Agricoltura ha scelto questo paese, ma ha scelto questa location proprio per le motivazioni che abbiamo detto prima. Quindi una bella serata anche e soprattutto per tributare a persone, quindi paesani, persone che lavorano quotidianamente la terra. È un popolo silenzioso e laborioso. Assolutamente sì, ed è proprio grazie a loro che va avanti un settore importante per la nostra economia, seppur come dire, in un momento di difficoltà, ma comunque è un settore importante della nostra economia che se va avanti è solo grazie ai nostri braccianti, ai nostri coltivatori agricoli, coltivatori diretti, quindi è grazie a loro e grazie alla UIL per questa bellissima iniziativa. Ma veramente complimenti, perché queste cose non le facevamo noi, le facevano gli altri. Quindi oggi recuperare il senso della nostra tradizione, della nostra storia, è veramente una cosa che non si vede ovunque. Anzi, quindi bravo tu Giovanni, perché obiettivamente ti fa onore. Giancarlo Turi, segretario generale della UIL di Taranto. Taranto si parla tanto di vertenza ambientale, vertenza occupazionale, ma al di là dell'Ilva, in sostituzione dell'Ilva, c'è anche un altro mondo, il mondo della terra, dell'agricoltura, delle origini. Una Taranto che potrebbe diversificare la sua offerta lavorativa. Ma Taranto deve essenzialmente integrarla, perché è evidente la crisi rappresenta un'opportunità per iniziare a valorizzare un settore che fino ad oggi è stato trattato ingiustamente, scorrettamente come settore residuale. Oggi questo settore, depurato delle tante patologie da cui affetto, mi riferisco lavoro nero, sfruttamento, caporalato, diventa a pieno titolo una risorsa per il territorio. Un mondo purtroppo con tanti diritti negati, voi come sindacato ovviamente tutelate la categoria, ma c'è tanto da fare per chi governa, per chi prende le decisioni, per chi deve
ridisegnare un futuro per questa gente che deve avere la parità di diritti così come tutti gli altri lavoratori. Ma la via maestra è quella dell'applicazione dei contratti di lavoro. L'applicazione dei contratti è il primo percorso, quello di base, e poi naturalmente un controllo importante da parte delle istituzioni e quindi di tutto l'apparato che presiede a ogni forma di controllo. E come ogni festa ci vuole la musica, una bella, sana musica, una musica coinvolgente che allieta i presenti, che li coinvolge emotivamente. Auguri Willa per i tuoi 25 anni. Ma per niente amore, e non è forse neanche sesso, ci li mettiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro, è inutile negarlo. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa. La terra è vita, la terra è cultura. Questa struttura, l'antico mercato comunale, ora riattato a struttura culturale, ha un significato. Lei è assessore alla cultura, è una cultura, quella di Castellaneta, pregna di origini agricole, un mondo agricolo che è cultura. Questa struttura, come hai detto tu, è la testimonianza di tutto questo. È un mercato coperto, recuperato, e adesso è diventato luogo di aggregazione culturale, dove appunto si creano e si condividono una serie di eventi con delle associazioni che ne hanno preso cura e lo custodiscono. E stasera stiamo festeggiando degli agricoltori, stiamo festeggiando, è un inno alla vita, è un inno alla terra, e quindi è bello condividere con chi ogni giorno lavora la nostra terra questi momenti anche di festa. L'unione tra giovani e anziani accomunati da questo minimo comune denominatore che è la terra, appunto. Sì, stasera abbiamo anche premiato l'agricoltore più giovane e quello più anziano, sia uomo che donna, e questo accomuna appunto il valore che è la nostra terra, la nostra agricoltura. L'assessore comunale di Castellaneta all'ambiente, Giuseppe Angelillo. Beh, quando parliamo di terra, quando parliamo di agricoltura, vuol dire anche difendere e tutelare il nostro ambiente. Assolutamente sì, noi abbiamo molto a cuore la nostra terra, perché è la nostra madre da cui possiamo ottenere tutti i prodotti, e la nostra terra è ricca di prodotti importantissimi che ci fanno riconoscere in tutta Europa e anche direi nel mondo: l'uva da tavola, le nostre clementine, ma anche i nostri ortaggi e adesso anche il melograno da qualche tempo nel nostro territorio, la Serie A Frutti Rossi. Quindi abbiamo veramente delle risorse così importanti da dover tutelare e valorizzare al massimo, e sicuramente le associazioni di categoria svolgono un ruolo fondamentale, i sindacati svolgono un ruolo fondamentale insieme a tutti gli enti pubblici e le amministrazioni, insieme un gioco di squadra importante per valorizzare e tutelare il nostro territorio. L'agricoltura, la terra, le nostre origini accomunano giovani e meno giovani. Molto significativa la premiazione di questa sera, finalizzata a voler congiungere due generazioni. Incominciamo da
Scarcella Maria Vita, Scarcello Vita Maria, che è stata premiata. L'emozione a coronamento di anni e anni di lavoro, di duro lavoro. È vero, sì, è stata dura, specialmente quando andavamo dalla mattina alle 3:30 nei campi fino a sera, il periodo dell'uva, diciamo, è pesante, o a raccogliere anche le verdure, insomma, è dura per una donna soprattutto, perché poi quando si torna a casa si deve riordinare la casa. I figli, il marito. E preparare tutto per il giorno dopo, perché la mattina è presto, la sera è tardi, insomma, è dura per una donna soprattutto. Ma c'è anche un giovane premiato, a dimostrazione che nei giovani alberga l'amore per la terra, per l'agricoltura, pur con tutti i sacrifici enormi che essa comporta. Di Tinco Domenico, beh, hai il futuro davanti a te, un futuro di impegno, di lavoro, di sacrificio duro, ma anche di battaglie, perché i lavoratori che lavorano la terra, che operano nell'ambito dell'agricoltura, svolgono un lavoro certamente pesante, usurante si dice tecnicamente. Sì, è un lavoro molto duro, però che a me piace molto. Sono 7-8 anni che ho intrapreso questa strada e cerco di continuare, perché più lavoro e più mi piace, quindi consiglio molta gente a fare questo lavoro, perché è l'unica scelta che, diciamo, qui giù in Puglia ci dà molto. La poesia visiva è una forma d'arte che combina i versi poetici e gli aforismi dello scrittore Fabio De Puglia al campo della grafica, della pittura e della fotografia, seguito scrupolosamente dalla graphic design Antonella Mele. Voi dite: il nostro obiettivo è avvicinare le persone di qualsiasi provenienza e ceto sociale alla bellezza, alla positività, alla forza rigenerante del cuore e dei versi. Eccoci qua, un applauso a Fabio De Puglia. Thank you.